Siamo a Sorsi dell'Etna, la più grande degustazione di vini vulcanici mai realizzata al di fuori del territorio di origine. E nel corso di un evento interamente dedicato al vino, c'è spazio per la degustazione di oli etnei. Cosa significa produrre olio sull'Etna? Significa produrre un prodotto sicuramente unico e particolare, sia per quanto riguarda la condizione pedoclimatica della zona, che è sicuramente unica rispetto al panorama anche siciliano. Abbiamo avuto noi la fortuna di raccogliere nelle stagioni precedenti, ma non solo, un buon frutto che ci ha dato degli ottimi risultati e degli ottimi premi, nonché premi nazionali, regionali e internazionali. Quali sono le peculiarità del vostro olio? Intanto è un olio che viene proprio realizzato con una nocellare etnea, quindi una cultivar espressamente dell'Etna, ed è una cultivar che viene utilizzata sia per oliva da mensa, ma è molto buona come olio d'oliva perché è sufficientemente equilibrato, cioè non è né troppo amaro né troppo piccante, quindi che si può utilizzare sia sulle carni che sul pesce. L'azienda vende essenzialmente tutto quello che produce più all'estero, agrumi, olio, e da quest'anno anche frutta, tutto in bio. L'estero è molto più pronto al prodotto biologico. Voi in particolare realizzate dei prodotti particolarmente innovativi che si sposano bene con le tendenze del mercato, ce ne vuole parlare? Sì, quest'anno abbiamo deciso di realizzare degli oli aromatizzati che prendessero spunto da prodotti che realizziamo in azienda, esempio un olio all'arancio amaro e arancio dolce, o limone ginepro, o limone maggiorana e il classico origano. Legare il vino e accompagnare il vino con l'olio è interessante, perché il vino già ha fatto più strada di noi, quindi noi essere accompagnati dai produttori del vino ci gratifica molto e ci dà più visibilità. La Sicilia esce vincente da questo punto di vista come olio, però ancora si deve fare molto per conoscere le varie differenze di olio e quindi gli abbinamenti adeguati. C'è ora sicuramente una tendenza anche sotto questo aspetto a valorizzare il prodotto, la gente ci tiene a un prodotto di una certa qualità e molto spesso si fidelizza quando il prodotto è buono. I ristoratori devono essere più consapevoli delle potenzialità che ha gli oli e cercare di indurre il cliente a saperli associare il diverso olio con la diversa pietanza. Ci vorrebbe più informazione, soprattutto ai consumatori, che ancora sono un po' lontani dal riconoscere bene le etichette, da ciò che c'è scritto nell'etichetta.